Vorrei tornare con voi sulla problematica della comunicazione, scienza, società. Perché è molto importante. È importante per eliminare, e uso proprio questo termine, tutte le informazioni scorrette. Mi è giunto, perché circola, il video di un collega che usa questo strumento per comunicare come, a suo parere, tutte queste varianti di cui stiamo parlando relative al Covid-19 che ci stanno mettendo in difficoltà dipenderebbero dall'uso dei vaccini, ovvero usare i vaccini, dal suo punto di vista, darebbe origine a queste chimere, ovvero alla costruzione di tutte queste modificazioni virali per cui il virus diventa una cosa mostruosa. Voi sapete chi era? Chimera nella mitologia greca, era un mostro il cui corpo era costruito utilizzando il corpo di altri animali. È descritta nell'Iliade, no? Con la testa di leone, il corpo di capra e coda di drago. Cosa significa? Che metteva insieme delle caratteristiche di altri animali che lo rendevano mostruoso, ma potentissimo, ovvero aveva la capacità di agire negativamente, quindi con tutte le aggressività connesse del leone, del caprone e del drago. Nonostante ciò, questa figlia di Tifone e Echidna è stata uccisa da un eroe, Bellerofonte, sul cavallo alato Pegaso. È riuscito con una lancia a uccidere Chimera. Questo la storia mitologica. Ecco, oggi usiamo il termine chimera per parlare di una fantasia, di una costruzione fantasmatica. Ora, sostenere che le mutazioni del virus dipendono dai vaccini e dall'uso che noi facciamo dei vaccini è sul piano scientifico una scemenza. È molto importante sottolineare questo passaggio. Il virus si replica, nel nostro caso è un virus a RNA, il filamento di RNA si replica per dare origine a degli altri virus. Bene, durante questa replicazione sono possibili degli errori. Questi errori, chiamate mutazioni, sono fenomeni assolutamente naturali. Oltre a essere naturali, e proprio perché sono naturali, sono fenomeni attesi, cioè non è una stranezza. Tutti coloro che studiano i virus e le industrie farmaceutiche che si occupano di vaccini sanno perfettamente che qualunque virus va incontro a delle mutazioni e che questa cosa è normale, naturale e dobbiamo aspettarcela. Cosa significa? Significa che quando si struttura un vaccino si tiene conto delle possibili mutazioni. Non solo, ma il vaccino stesso può essere rimaneggiato in virtù di queste mutazioni. Ora, adesso abbiamo rilevato, tra le tantissime mutazioni che ci sono già state, e parliamo, siamo nell'ordine delle centinaia, abbiamo rilevato la mutazione inglese, quella sudafricana e quella brasiliana. Ora, vaccini che abbiamo funzionano per l'inglese, forse hanno delle discrepanze sulla sudafricana e sulla brasiliana, ma è normale che una mutazione possa mettere, diciamo così, in crisi o comunque ridurre parzialmente l'efficacia di un vaccino. Vi faccio degli esempi. Abbiamo dei vaccini che noi continuiamo ad usare così come sono stati strutturati per tantissimo tempo, come per esempio quello per il morbillo o quello per la rosolia che facciamo ai nostri bambini. Ma ci sono altri virus, come appunto quelli influenzali, per cui noi sappiamo già ogni anno che ci sono delle mutazioni e le industrie farmaceutiche tutti gli anni modificano un pochino il vaccino, tant'è vero che alle persone con patologie croniche oppure gli anziani o i bambini particolarmente fragili viene somministrato il vaccino anti-influenzale tutti gli anni proprio in virtù di queste mutazioni, perché il vaccino deve essere modificato sulla base delle modificazioni cui il virus è andato incontro, che sono mutazioni attese. Attese cosa vuol dire? Che noi mettiamo in conto, diciamo così, che ci possano essere. Questo
Questo che cosa significa? Significa che anche i vaccini che adesso noi stiamo usando, in particolare quelli a RNA messaggero, cioè il Moderna e il BioNTech, tengono conto di questa componente e verranno modificati sulla base delle mutazioni cui il virus andrà incontro, in particolar modo di quelle mutazioni che noi possiamo scoprire perché aumentano il tasso di pericolosità del virus o la diffusione virale stessa. Sono mutazioni, a quanto pare, che riguardano la famosa proteina Spike, che appunto si lega all'enzima di conversione dell'angiotensina 2, cioè a quell'enzima che permette, diciamo così, la protezione delle cellule polmonari. Bloccando l'enzima che si chiama ACE2, impediscono la funzione di protezione. Questo per dirvi cosa? Che 1. Dai vaccini non hanno origine le mutazioni. Questo non è certo, è certissimo. Sostenere il contrario è appunto una scemenza. 2. Che il vaccino non è che non serve a nulla in caso di mutazione. Il vaccino serve comunque perché abbassa la pericolosità. Cosa significa? Che è possibile che tu vada incontro alla malattia nonostante tu sia stato vaccinato, ma a un livello di pericolosità della malattia stessa più basso. A questo si aggiunga l'elemento che vi ho detto prima, e cioè che i vaccini vengono continuamente rimaneggiati sulla base delle mutazioni. Quindi i vaccini che stiamo facendo sono funzionali al loro scopo e non danno origine a nessuna mutazione.